Ciao da Luci, oggi faremo insieme lo scialle Obattus costi. È veramente bellissimo, a me piace molto e non è bello solo per la lavorazione, ma anche per la particolarità del filato. Guardate qui, ovviamente tutto in camera non ci sta, però guardate che bei colori, è veramente spettacolare, guardate. È favoloso, non perché l'ho fatto io, ma è il filato che fa veramente tutto. Questo scialle io l'ho realizzato con questo bellissimo filato. Infatti, vedete qua si vede bene la gamma di colori, è veramente molto bello. Lavorato con un uncinetto del 3. Questa cake è da 200 grammi per 800 metri. Io non l'ho utilizzata tutta, mi sono avanzati 35 grammi. Non ho fatto uno scialle molto grande, infatti il mio è un Bactus e il lato lungo misura 145 centimetri, quindi la mia apertura alare. È veramente molto semplice. Lo schema è lo stesso che abbiamo utilizzato nella maglia costi, appunto. L'amica Costanza Clivio mi aveva dato questa bellissima idea. Aveva fatto lei una maglia con questo schema, mi era piaciuto tantissimo. Avevo replicato appunto la sua maglia e poi in seguito ho deciso di fare anche il Bactus. Adatto a tutte le stagioni, sia a quelle calde che a quelle fredde, dipende poi dal materiale che utilizzate. Questo qua è un misto cotone, vi dico subito la composizione, infatti è un 50% cotone e un 50% poliacrilico. Questo filato lo potete trovare da Merceria Italia Artisan, è della Rico Design e si chiama Creative Cotton Degradé Print. Se non trovate questo filato, sono assolutamente ottime anche le cakes, vedete, Sheepies. In questo caso io ho Sheepies Whirl, oppure ci sono le Sheepies. Ecco qua, le ombré che sono veramente meravigliose. Queste hanno una metratura molto più ampia e vi viene anche uno scialle molto più grande. Direi che tutte le info ve le ho date nel box. Vi lascio il link sia al filato utilizzato da me, sia al filato alternativo che il link diretto alla merceria. Passiamo subito al tutorial. Partiamo facendo un anellino magico. Ricordatevi sempre di tirare fuori il filo perché a volte si aggroviglia, quindi se voi tirate fuori il filo in questo modo, lo lasciate già fuori, è più facile poi tirarlo senza che si aggrovigli. Andiamo a fare 4 catenelle. 1, 2, 3. 4 catenelle, di cui una maglia alta e una catenella di separazione. Ora andiamo a fare 3 maglie alte all'interno del nostro cerchio magico. Una, due e tre. 2 catenelle. Di nuovo 3 maglie alte. Una, due e tre. Una catenella di separazione e di nuovo una maglia alta all'interno del cerchio magico. Stringiamo il nostro cerchio tirando la codina in questo modo ed otterremo, scusatemi, il primo triangolino, quindi la nostra base per poi proseguire. Vi devo specificare una cosa, quindi se vedete che con l'andare del lavoro
lo scialle inizia a curvare, quindi a prendere questa forma, al posto della maglia alta dovrete fare la maglia altissima, quindi una doppia maglia alta. Perché? Perché dipende molto dalla vostra mano. Io ho una mano abbastanza morbida e quindi la maglia alta per me va bene per il bordo lungo, per la partenza. Se invece voi avete una mano piuttosto stretta, è meglio se fate la maglia altissima, quindi la partenza con 5 catenelle invece di 4 e poi in chiusura farete la catenella di separazione e la maglia altissima a chiudere. Specifico questa cosa perché molte di voi spesso lamentano il fatto che lo scialle prenda una curva, quindi tenda a tirare sul lato lungo, quindi vi do l'alternativa. Io lavorerò con la maglia alta perché per la mia mano va benissimo la maglia alta. Quindi partiamo dunque con il secondo giro. Andrò a fare le 4 catenelle di partenza. 1, 2, 3, 4. Volto il mio lavoro in questo modo. Carico e all'interno del forellino che creato dalla catenella vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. 2 catenelle di separazione. Nell'angolo 3 maglie alte. Una, due, tre. 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Due catenelle di separazione, 1 e 2. Nel forellino che si crea tra il gruppetto da 3 e la maglia singola, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 1 catenella e sempre all'interno di questo spazio, oppure se volete, io lo faccio all'interno dello spazio, se voi volete potete andare sulla terza catenella del giro precedente. Io entrerò nello spazio. Ecco qui il nostro secondo giro. Terzo giro, la partenza è sempre uguale, quindi 4 catenelle. Voltiamo il nostro lavoro, di nuovo gruppetto di 3 maglie alte all'interno del primo forellino. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione. Prossimo spazio, 3 maglie alte. 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, prossimo spazio, quindi nell'angolo, 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, 3 maglie alte sempre all'interno dell'angolo. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione. Di nuovo, prossimo spazio, 3 maglie alte. 1, 2, 3.
2 catenelle di separazione, prossimo spazietto, quindi tra il gruppetto da 3 e la maglia singola, 3 maglie alte, una catenella e una maglia alta o sulla terza catenella dell'inizio giro precedente oppure all'interno dello spazio. E così abbiamo finito il nostro terzo giro. Ripeto, se a questo giro vedete che inizia a tirare in questo modo il lavoro, quindi stringe, non va bene, fate la maglia altissima al posto della maglia alta. A me, come vedete, non si inarca perché ho una mano piuttosto larga e quindi segue la linea precisa. Se a voi curva, fate la maglia altissima invece della maglia alta. Passiamo al quarto giro. Partiamo sempre con 4 catenelle. Voltiamo il lavoro e iniziamo con 3 maglie alte all'interno dello spaziettino. 1, 2, 3. Questo è l'aumento. 2 catenelle. Nel prossimo foro lavoriamo 2 maglie alte. Una e due. Lavoriamo le maglie sottostanti così come si presentano. Una, due, tre. E 2 maglie alte all'interno dello spazio che segue il gruppetto da 3. 1 e 2. 2 catenelle di separazione ed andiamo a fare il nostro angolo con 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, 2 maglie alte all'interno del prossimo spazietto. Quindi 1 e 2. Lavoriamo le maglie alte sulle maglie alte sottostanti. 1, 2 e 3. E nel prossimo foro 2 maglie alte. 1 e 2. 2 catenelle di separazione e quindi aumento centrale all'interno dello spazio tra le 3 maglie alte e la maglia singola. Mettiamo le 3 maglie alte, 2, 3, catenella di separazione, maglia alta. Abbiamo così, vedete, iniziato i nostri primi 2 rombi laterali. 4 catenelle. Voltiamo il nostro lavoro. 3 maglie alte all'interno dello spazio. 1, 2, 3.
2 catenelle di separazione, 1 e 2. Di nuovo 2 maglie alte all'interno di questo spazio, 1 2. Lavoriamo tutte le maglie sottostanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 maglie alte nel prossimo spazio. 1 e 2. 2 catenelle di separazione. Andiamo a fare l'angolo. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Ripetiamo su questo lato ciò che abbiamo fatto sull'altro. Quindi 2 catenelle, 2 maglie alte, lavoriamo tutte le maglie sottostanti, dopodiché 2 maglie alte e facciamo l'aumento appunto nell'angolo. Quindi lavoriamo specularmente al lavoro fatto su questo lato. Come vedete, abbiamo ingrandito il nostro rombo. Siamo arrivati alla misura più ampia del rombo e dovrete avere 11 maglie alte. Siamo partiti con 3, 7, 11. Ora andremo diminuendo. Partiamo sempre nello stesso modo. 1, 2, 3, 4 catenelle. Voltiamo il lavoro e facciamo le nostre 3 maglie alte nel primo foro. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione. Ed ora in questo foro, nel prossimo, andiamo a fare 3 maglie alte perché andiamo a creare la punta del nuovo rombo. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione. Saltiamo le prime 2 maglie nella riga sottostante e sulla terza andiamo a fare una maglia alta. Una maglia alta sulla quarta. Una maglia alta sulla quinta, una sulla sesta, una sulla settima, una sull'ottava e una sulla nona. Saltiamo le ultime 2 maglie con 2 catenelle di separazione. Nel prossimo spazio 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione. Andiamo a fare l'angolo. 1. Scusate. 2. 3, 2 catenelle, 1, 2
2 catenelle, nel prossimo spazio 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle ed ora saltiamo le prime 2 maglie e procediamo come dall'altro lato, quindi andiamo a fare 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saltiamo le ultime 2 con 2 catenelle e facciamo 3 maglie alte nel prossimo foro. 1, 2, 3. 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte tra il gruppetto da 3 e la maglia singola. 1, 2, 3, una catenella e maglia alta. Come potete vedere, cosa stiamo facendo? Abbiamo iniziato a decrescere con i 2 rombi centrali e abbiamo già preparato le punte per altri rombi nuovi, quindi ora dobbiamo andare avanti a far crescere quelli nuovi e diminuire quelli già esistenti, e lo facciamo in questo nuovo giro. Sono già partita con le 4 catenelle, volto il mio lavoro e faccio le 3 maglie alte nel primo foro. 1, 2 e 3. 2 catenelle, ricordate sempre, le catenelle di separazione sono sempre 2. Ora dobbiamo fare crescere questo, quindi qui le maglie saranno 2. 1 e 2. Lavoriamo le maglie sottostanti. 1, 2 e 3 e 2 anche nel foro a seguire. 1 e 2. Ecco qua, vedete, stiamo ingrandendo il nostro nuovo rombo. Però nel frattempo dobbiamo rimpicciolire quello già esistente, quindi 2 catenelle, saltiamo 2 maglie e andiamo a lavorare le 3 centrali. 1, 2 e 3. 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte nel prossimo foro. 1 e 2. Lavoriamo le 3 maglie sottostanti. 1, 2 e 3. 2 nel foro a seguire. 1, 2. Facciamo le 2 catenelle di separazione. Andremo a lavorare il nostro angolo, così come fatto precedentemente, e lavoreremo a specchio l'altro lato. Quindi negli spazi 2 maglie alte, tutte le maglie alte sottostanti, 2 maglie alte e solo le 3 centrali del rombo precedente. Vedete? Abbiamo fatto 3, 7, 9, 7, 3. Quindi ripetiamo la stessa cosa dall'altro lato. Ecco qui, vedete? La conclusione. Ora inizia a vedersi bene il disegno e
dovrete soltanto usare il disegno come schema per andare avanti. Vi faccio vedere quello che è l'ultimo giro della sequenza, perché poi ricomincerà da capo ogni volta. Quindi vi faccio vedere l'ultimo giro della sequenza e poi vi faccio vedere come attaccare la nappina direttamente all'interno del nostro scialle. Allora, partiamo sempre con le nostre 4 catenelle, voltiamo il lavoro e 3 maglie alte all'interno del primo spazio. 1, 2, 3, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte all'interno dello spazio. 2. Ora andiamo a lavorare tutte le maglie sottostanti perché stiamo ingrandendo il nostro rombo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi chiedo scusa, ma questo cotone si apre un po', è un cotone che uso come campione e si apre un pochino, quello che uso per fare i campioni. 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle e con queste 2 catenelle andiamo a saltare interamente le 3 maglie sottostanti. Quindi passiamo nel prossimo foro con 2 maglie alte, 1 e 2. In questo modo andiamo a separare, vedete, interamente il nostro rombo. Fatte le 2 maglie alte, lavoriamo le 7 maglie sottostanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prossimo foro, 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle e andiamo a fare l'angolo. Vedete? Abbiamo chiuso questo rombo. L'abbiamo chiuso in questo modo, quindi scavalcandolo totalmente con le 2 maglie alte e siamo arrivati all'apice dei 2 rombi piccoli, l'apice che è con 11 maglie alte. Quindi dal prossimo giro qui creeremo la punta di un nuovo rombo, qui creeremo la punta di un nuovo rombo e ovviamente qui creeremo la punta di un nuovo rombo. Inizieremo a stringere i 2 rombi laterali. Quindi ad ogni giro i rombi diventeranno sempre di più perché abbiamo aumento centrale, aumenti laterali. Vedete che tende, ve lo faccio vedere in questo modo, vedete che tende a curvare? Se tirandolo in questo modo non rimane dritto, è proprio quello il caso di fare maglie altissime invece che maglie basse. Quindi la prima maglia la sostituiamo con maglie altissime al posto della semplice maglia alta. Io proseguo da questo lato e vi faccio vedere appunto l'ultimo giro dove creeremo, ecco, i nostri rombi che da 1 sono diventati 2 e adesso andiamo a farli diventare 3. Siamo quindi arrivati al 8° giro, partiamo con il 9°. Vi faccio vedere quindi l'ultimo giro. Partiamo sempre nello stesso modo, voltiamo il lavoro e facciamo le 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, quindi
per ricapitolare un pochino e riassumervi, quando nel giro precedente abbiamo le 11 maglie alte, nei fori le maglie saranno sempre 3. Una, due e 3. 2 catenelle di separazione. Saltiamo le prime 2 maglie sottostanti, dalla terza partiamo facendo 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle di separazione, saltiamo le ultime 2 maglie e qui, esattamente nel forellino dove sotto abbiamo concluso il primo rombo, andiamo a creare la punta per un nuovo rombo con 3 maglie alte. 2 catenelle e procediamo come fatto per l'altro rombo, quindi saltiamo le prime 2 maglie e andiamo a lavorare le 7 centrali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle, saltiamo le ultime 2 e nel prossimo foro 3 maglie alte. 2 e 3. Ecco qui, vedete, abbiamo iniziato a rimpicciolire i rombi laterali e quindi ne abbiamo creati altri 2 laterali e un altro centrale sopra il rombo centrale, quello iniziato nel terzo giro. Io finisco questo giro, lavoreremo a specchio, quindi quello che ho fatto da questo lato lo andremo a ripetere di qui, vado a concludere questo giro e vi spiego come continuare. Ecco qui, io ho finito il mio campioncino perché per l'appunto sono arrivata a quello che è la fine della spiegazione, in quanto il lavoro è ripetitivo, sempre lo stesso, quindi si sviluppa su questi 5 giri, 6 se vogliamo mettere anche quello di chiusura interamente del primo rombo. Io ho proseguito, ve lo faccio vedere sull'originale, come potete vedere, facendo, adesso è al contrario, tutto un giro di maglia alta per chiudere e un giro di maglia bassa. Niente di più semplice, perché dovrete lavorare maglie sulle catenelle e maglie sulle maglie, quindi andrete a fare l'angolo nel medesimo modo, gli aumenti laterali come vedete andranno avanti nel medesimo modo fino alla fine, dopodiché farete il giro di maglia bassa. La parte lunga del nostro Bactus io non l'ho rifinita, a me piace tantissimo che si veda la catenella, mi piace proprio in questo caso che si veda benissimo, che si vedano gli aumenti, che si veda bene comunque così com'è, quindi non ho voluto rifinirla. Voi potreste tranquillamente fare la stessa rifinitura sia sui lati corti che sul lato lungo, è a vostra discrezione. Ora io vi farò vedere come ho attaccato le nappine direttamente sul mio Bactus. È una cosa semplicissima, ma per chi non lo sapesse fare, io ve lo faccio tranquillamente vedere. Quindi adesso andiamo a fare le nappine. Le nappine verranno posizionate nel forellino creato dalla catenella tra la maglia alta e le 3 maglie alte, dove si fa generalmente l'aumento. Come facciamo la nappina? Prendo il mio filo e lo doppio e triplico, quindi
in questo modo, per quanto io voglio che sia cicciottella, quindi spessa la nostra nappina in questo modo. Io non le ho fatte molto spesse, quindi vado a fare avanti e indietro per un po' di giri in questo modo. Quando sono arrivata allo spessore che voglio ottenere, taglio, prendo un ago tirafettuccia di questi con la punta in silicone e non faccio altro che infilare in questo modo, vedete, i miei fili. Entro all'interno del mio forellino, tiro facendo in modo da fare uscire la parte che mi serve. Ecco qua, sembra un lavoro difficile ma non lo è. Quando ho, vedete, in questo modo la mia nappina, la stendo bene in modo che sia bella dritta, prendo un pezzo di filo, voilà, lo taglio, lo chiudo in questo modo e vado a fare il mio nodino. Per farlo più che tenga meglio, faccio proprio così, mi faccio passare i fili all'interno in questo modo, faccio 1, 2, 3 giri, quanto vogliamo farne, in questo modo. Poi non faccio altro che infilare l'ago tirafettuccia all'interno della nappina. Prendo questi fili, li infilo nell'ago tirafettuccia e li tiro dentro. Così. Tiro bene, vedete? Ed ora vado a tagliare i fili in eccesso della mia nappina. Quindi tutti alla stessa lunghezza. Ecco qua. La mia nappina è fatta, ben salda alla lavorazione, molto molto carina. Poi potete mettere più su il nodino, più giù, però vedete, la nappina è inglobata tranquillamente all'interno della nostra lavorazione. Ora andiamo al tocco finale. Ecco il mio tocco finale, l'etichetta personalizzata in Ecopelle by Fungo Label. Guardate che bella è questa etichetta. Io le ho di vari colori, ce l'ho verde, ce l'ho color cuoio, ce l'ho rosa e ho deciso su questo Bactus di metterla verde perché era veramente adattissima. Vedete le mie belle nappine, la rifinitura, questo tripudio di colori, vi ricordo il filato e lo shop, merceria Italia Art. Guardate, questo filato è meraviglioso. Io cosa dire, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Spero che il mio, tra virgolette, nostro Bactus Costi vi sia piaciuto. Vi saluto, vi invito a venire a trovarmi sul gruppo Facebook Creando con Luci e Pucci. Un bacione, al prossimo video tutorial. Ciao!